1, 2, 3, eccoci qua. Siamo con la grandissima Tis in concerto a Gorizia al Parco Coronini, 25/7/2019. Ecco qua una bellissima location, guardate la gente che sta arrivando per ascoltare questa bravissima goriziana che era da Amici, che ci mancava poco che vinceva l'edizione, comunque sarà per la prossima volta. Qua ci sono tanti security, attenzione a tutto, c'è stata veramente una serata veramente tranquilla. Siamo al Parco Coronini, guardate un po', adesso noi facciamo una carrellata, intanto andiamo, ci avviciniamo, qua si sta entrando, si timbra tutti, che così al limite chi che va, chi che viene, dopo basta guardare il timbro, ecco qua, salutiamo tutte le persone, la security che veramente ha fatto un servizio veramente molto, molto buono, e qua noi intanto facciamo una bella carrellata. Salutiamo la grande Fiorella, eccola là, però lei sa che io ci vedo pochissimo, ma l'ho inquadrata, la vedremo dopo. Bene, guardate il pienone di gente, allora dobbiamo dire che ci sono, eccola qua. La grande Fiorella. Capire come mai da Bologna, eccola qua, la grande Fiorella. E, diciamo, veramente tantissima gente, ma diciamo bambini, mamme, nonni, di tutto. Appunto io grazie alla grandissima Roby, grande. Ma cos'è che ti piace di questa cantante? La simpatia e la bravura. Di dove sei? Gorizia. Come ti chiami? Carmen. Carmen. Te cos'è che ti piace di questa cantante? È una giovane, un giovanissimo talento, è bravissima, ha una bellissima voce. Ti ha portato una voce di Gorizia. Sicuramente. Sì? Te invece cosa puoi dire? Lei veniva nel mio bar, che è il Giardino del Caffè in Corso Verdi, di fronte alla banca di Cividale. Ecco. E niente, spero che ritornerà. Spero che torni nel tuo bar di nuovo, certo, no? Eccolo. Benissimo. E lei signora? Roberto. Eccolo. E là c'è la grande mamma del bar. Cosa vuoi dire? Giardino. Bellissima, la voce bellissima. Sì? Benissimo, tu? È stupenda. È stupenda. Tu cosa puoi dire? Dimmi di nuovo, che forse non si è sentito. Veniva, ma tutto nel negozio, prima nel bar, allora, e poi, ecco, prima andava in bar e poi davanti a un altro negozio. Salutiamo sempre la grande. Senti, ecco qua. Cos'è che ti piace di questa cantante? È una bravissima ragazza, brava, è un talento. E il tuo figliolo? Lo so, il figlio. Ma tu stessa età, dovrai andare anche tu a Amici, o no? Dovrai andare tu, anche tu da Amici, o no? Sì. Sì, hai voglia? Un mio compagno di classe ci va. Va benissimo. E lei, bella signora? La nonna. E lei cos'è che le piace di questa cantante? La voce soprattutto, poi è tanto tranquilla, semplice. Tranquilla, semplice. È la nostra ragazza di Gorizia, dai. Benissimo. E te col la ragazzina si è già girata tutta timida. Niente timida lei. Non ci dice. E voi due là dietro? Se gli piace la Tis, cos'è che gli piace? Vediamo un po'. Noi vogliamo sapere. Qua abbiamo una bellissima cos'è amici. Che ti piace di questa cantante? Tanto che è goriziana. Bene, poi? E poi è brava. Bene, come brava, ti chiami? E quindi vale la pena. Vale la pena. Dare soddisfazione. Ma tu eri una miss al tempo? No. No. C'hai tua figlia? Sì, accompagno mia figlia. La senti, figlia tu che mi fa la foto. Chi è che guarda di più? Scherzo. Tua mamma o te? Eh? Dai. La mamma o tu? Lei. Lei? Ti piace tia? La Tis? Sarai anche tu una futura miss? Come la mamma tua? No, lei fa danza. Fa danza, perfetto. Salutiamo la mamma. Ciao, salutiamo la bella figlia e salutiamo la grande miss. Cosa è che ecco ti piace Fiorella. Brava. Dell'Ariete. Bravissima. Sempre di poche parole tu, no? Dai, vai. Vedi, sempre di poche parole. L'essenziale. Tu cosa mi dici invece? Io confermo. Confermi? Brava la ragazza, siamo qua per lei, giusto così. Benissimo. Forza ti. Hai capito Fiorella? Sì, mi è venuto in mente il nome Fiorella. Va bene, vi saluto. Ciao. Ciao. Salutiamo il gioiello. Bene, devo ringraziare la grande Roby, che grazie alla grande Roby ho potuto filmare il fratello, la mamma della Tis. Te, cosa? Dai, gira. No, cos'è che, cos'è che ti piace della Tis? Dai, dimmi. Tutto mi piace della Tutto. Tis. Come canta. Come ragazza. Benissimo, adesso vado a intervistare il tuo
Chi è quel signore là che chiede? Non lo sai. Vabbè, come ti chiami? Nicoletta, è il tuo uomo? È il mio marito. Vai, il marito. E lui gli armati. Beh, senti, cos'è che ti piace di te? Chi è che guarda di più, lei o te? Ma tutti e due la guardiamo. Tutti e due? Sì, proprio. Benissimo. Brava, bene. Brava. Bene, tutto. Bellissima voce. Benissimo. Allora, grazie. Un altro problema qua? Non ci siamo ancora, ma manca veramente. Ed eccola giù il fondo che mi chiamano. Dimmi, cos'è che ti piace? Ci tenevo a ringraziarvi per tutto la vostra presenza. Sono salita sul palco adesso per tanta gente, tanta gente. Dopo. Sì, dai, adesso siamo che è veramente contenta che siete venuti così numerosi. Okay. E grazie a sono tutti i fan amico. Che la sostengono sono in tutto il mio amico, questo ultimo anno. Ti saluto, ci vediamo. La tua? Gli facciamo un primo piano, cosa dici? Cosa dici, te la porteranno via? Ma speriamo di no, no? Speriamo di no. Oh. Poi con la security come lui, sì. Hai voglia, no? Siamo pure qua. Ok, ci vediamo. Sì, di che segno sei? Pesci. Guarda, pesci. Già sei dura, saccata. Ti saluto. E adesso andiamo dalla grande segretaria. Segretaria di 5 sindaci, un gioiello. A loro mi interessa. Mi interessa a me. 5 sindaci e adesso tra poco segno della Vergine. Benissimo. Cos'è che ti piace? Tutto. Tutto. L'atmosfera, la gioia dei giovani. Però, la nostra bella città. Visto come che richiama però queste piccole certo, cose, no? Certo. Somiglia piccole di no? Grandi cose. Ecco. La saluto e ci vediamo. Ciao Roberto. Doriana mi è venuto allora, in mente. Sentiamo un vostro andiamo da questo commento. Bambino. Cos'è che ti piace della TIS? Vedo che c'hai anche le... Sì. Ah, proprio. Sarà mica tua sorella. Voce ed è anche bellissima. Sarà mica tua sorella? No, perché c'hai anche tu, c'hai... Anche lei ce l'ha. Anche lei ce l'ha. Anche lei. Anche lei. Ma quante sorelle che ha però, no? Bene, ma allora diciamo, cos'è che ti piace di questa cantante? Ma lei è la mamma? Dio, tre? Passa anch'io, eh. Signora mamma, tre? Sì, tre, ma non sono loro due. Ah. Lei è basta. Lei è basta, va bene. Cos'è che ti piace di questa cantante? I suoi puntini, la sua voce. I suoi puntini, la sua voce e la sua persona. Benissimo, ma chi è che guarda di più, la mamma o te? Io. Anche la mamma però non scherza. Anche la mamma non scherza, dottor. Anche la mamma non scherza. Bene, te come ti chiami? Lisa. Tu? Gaia. Gaia. E tu invece, sentiamo te cosa dici? Parla forte? Non so. Non so. Tutto? Tutto. Bellissimo. Benissimo, ti saluto, ci vediamo. Molto sgaie le ragazzine, avevano già il telefono, facevano già le interviste. Pronto per sostituirmi, giusto? Bravissime, belle e brave. Sapevano giocare benissimo col loro telefonino. Guardate il castello, guardate che location questo parco Coronini, guardate il castello laggiù in fondo, guardate che zoomata, una cosa veramente speciale in questo parco Coronini. Mi ha fatto tantissimi concerti io in questo parco, eh. Bene, allora adesso tra poco andiamo a vedere. Qua ci facciamo una carrellata del pubblico, cari amici, del palco, accompagnatori, ma soprattutto tutti i fan. E qua c'è la moglie di Ascani. È qua con noi, un'artista giovanissima, piena di talento, che si distingue per la voce sì bellissima, ma anche per la grinta che ha, l'entusiasmo che sa trasmettere a tutti noi, a tutti. Allora lasciamo l'originale. È vero, un'incredibile energia che ha coinvolto tutta l'Italia durante la sua permanenza al talent show Amici, da cui è uscita a testa alta e piena di nuovi, grandi, interessanti progetti, ma di questo ha deciso di parlare durante la serata da sola al nostro pubblico che siete qua con noi. Ci teneva però ancora una volta a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo suo primo concerto. Innanzitutto voi che l'avete sostenuta, che avete tanto voluto questo concerto e che siete qua stasera, quindi un grazie ancora a tutti voi. Un grazie particolare anche alla Smile Events per tutto il coordinamento e per l'organizzazione che ci ha messo per fare questo concerto qua. Un ringraziamento anche alla Fondazione Coronini che ha reso possibile questa splendida location. E non come ultimo anche grazie al Comune di Gorizia che fortemente voleva questo evento. E io colgo adesso l'occasione di invitare alcuni dei nostri esponenti politici che sono Roberto Sartori, assessore alle attività produttive, Fabrizio Moretti, assessore alla cultura, e Rodolfo Siberna, il nostro sindaco, che volevano salutarvi.
Do subito la parola al nostro Rudy. Ma no, no, qui manca, no, 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 no. Ascanio, è, visto che abbiamo citato Smileven, io voglio, non parlo se sul palco non viene Smileven, eccoli qua. Diego Falzari, Ascanio Cosma, mi hanno anche detto non chiamarmi sul palco perché non ho un abito adeguato. E come vedi io, se devo fare la canaglia, la faccio fino in fondo. Un grazie naturalmente caloroso e facile con questo clima. Un grazie caloroso a tutti voi per la vostra presenza, perché e voi non lo sapete, ma tutto questo organizzato in 3 giorni, nel senso noi abbiamo iniziato la promozione 3 giorni fa, 3 giorni e mezzo fa, perciò 1000 persone oggi con 3 giorni di preavviso è davvero una cosa grande. Una cosa che volevamo fare, naturalmente mi unisco anch'io ai ringraziamenti, oltre a Smileven, da tutti voi, un ringraziamento alla Fondazione Coronini, ma un grazie immenso, grandissimo a Tish, al quale alla fine tributeremo un grandissimo applauso. A Tish, perché la città di Gorizia, oltre che salutare voi, e saluto anche quelli che tantissimi che sono venuti da fuori città, da fuori provincia, anche da fuori regione, un saluto a Tish, perché questo voleva essere un tributo da parte della città di Gorizia a lei, perché questa è la prima tappa di un tour italiano, perciò noi abbiamo fatto di tutto perché questo potesse partire dalla sua città, da Gorizia. Perciò sono certo che questo, mi raccomando, è emozionatissima, ma non fatelo sapere, non svelate che ve l'ho detto, perciò se non dovevo dirlo naturalmente, no? Ma lo devo, vabbè. La canagliata come l'ho fatta con voi, e perciò adesso c'è davvero con, ecco, però io vi prego, adesso chi non è di Gorizia non sa che da noi c'è un'ordinanza del sindaco che si chiama anti-schiamazzi per non fare schiamazzi. Ecco, se voi mi promettete di non dirlo al sindaco, io non glielo dico, che rimanga tra noi, però siete non solo autorizzati, fortemente invitati adesso a fare, ma un applauso così forte da scuotere il parco e da riscaldare il cuore di Bill Fish, e dimostrate tutto il vostro affetto a Fish. Bene, allora devo dire che qua c'era il sindaco, c'era Roberto Sartori, Oretti era il Seghizzi, che lo stanno ancora aspettando, e ecco qua Roberto Sartori, grande personaggio, e adesso andremo con la grandissima cantante. Eccola. Grazie, veramente, siete dei figoni assurdi, per essere io, cioè, proprio assurdo, E niente, la scaletta, come vi volete dire, niente, sarà di me che canto le mie canzoni del disco, alcune cover di Amici e qualcosa extra con... Oh, what's that? Oh, grazie, le acque. Abbiamo anche delle ragazze. Fate un applauso alle ragazze che mi porteranno l'acqua questa sera, perché... Cioè... Allora... Vado avanti da sola io. Cosa succede adesso? C'è qualche... Aspetta, boh, lì siamo in diretta, io da sola che parlo. Cosa... Cominciamo? Ah, no? Vuoi venire? Ah, ragazzi, scusatemi. Vi presento una persona. Si chiama Eugenio Cattini, è il chitarrista che mi accompagnerà stasera. Ragazzi, la cosa divertente, allora, io ve lo racconto. Io ero ad Amici, no? Serale, 3 mesi, non vedi un ragazzo da... Scherzo. Niente, praticamente io guardavo questo orchestra e niente, ho intravisto questa stanga lunghissima e ho detto, questo me lo porto in tour. E quindi... Eccoci qui. Eccoci qua, lui faceva parte dell'orchestra di Amici. E niente, possiamo cominciare. Io non so la scaletta, mi dirà tutto lui. E... Ah sì, è vero, bro. Grazie a te, vabbè, pazienza, lui starà qua, io in verità adesso faccio 2 pezzi con l'ukulele. Ok, oh yes. Ok. Vai. Sometimes I can't love myself, and I'm questioning things to do. And I think of all the things that you do, and you
Le aspettative sono altissime. Ma lui non sa mai niente. Dai, siamo pronti. Sì. Due secondini solo. Mi ero settato che dovevi fare due brani. Si era preparato che doveva aspettare due brani, invece. Allora. Vabbè. Niente. Siamo. Beh, buon ascolto a tutti. Le voglio bene. La sua grande maestra è Damiana del Cucurmidon, grande personaggio. Bene, allora andiamo con la grande Roby, la potenza. Guarda che potenza, ragazzi, questa bellissima parrucchiera. Ecco qua col marito e la figlia. Cos'è che ti piace di questa cantante? La voce. La voce? Tu che sei una cantante. Tu che sei stata una cantante speciale. Sì. E la canzone. E te piccolina cos'è che ti piace? Il colore dei capelli. Eh? Colore dei capelli. Colore dei capelli. Infatti la mamma si è fatta con me. Come la fisci?
allora ti sentiremo ti sentiremo cantare allora. Sì, come no? Perfetto. Grande parrucchiera e anche grande cantante. Andiamo col sindaco. Tre. Abbiamo con noi il sindaco per questa grandissima cantante. E si è messo anche lei i puntellini, come si chiamano? Non so come si chiamano, ma vabbè, non sono fatte mettere sul palco. Ma quella è deliziosa, divertente. Ma ha visto quanta gente? Ha visto quanta gente, però? Noi alle 9:05, 9:10 erano migliaia di persone, perché sono contate ovviamente per motivi di sicurezza. E perciò, tenendo conto che abbiamo promosso questo evento in 3 giorni, abbiamo fatto tutto il tempo di record, perché volevamo essere noi la prima tappa, la partenza, la città da cui partirà, anzi è partito oggi il tour di Fish in tutta Italia. Però ho notato quei bambini, tutti felici, tutti che sanno di questa cantante, una cosa impressionante. Amici di Maria Filippi, è un target interessante, colpisce una fascia interessante di giovanissimi ma anche di anziani. Maria di Filippi è un personaggio che riesce a catturare l'interesse, il piacere di un effetto importante della nostra popolazione. Porta veramente una luce a Gorizia alla fine, no? Sì, ma è promozione, certamente, anche perché quando andrà in giro un po' per l'Italia e mi auguro anche per l'Europa, porterà anche alla fine un piccolo pezzettino, una piccola porzione anche della nostra città. Esatto, senta, io vorrei sentirla cantare, visto che lei è il fratello. Ma lei vuole perdere l'audience o vuole aumentare l'audience? Ascolti me, aumenti l'audience e faccia sentire Fish. Va bene, grazie mille. Bene, ci canterà la prossima volta. Questa è la grande mamma, che sono riuscito a riprendere da lontano, eccola lì, la grande mamma, potente mamma. Ascoltiamo anche il papà. No, non posso. Lì è l'amica e penso che questo era anche il papà. E lì il primo a destra è il grandissimo fratello che studia criminologia. E chiudo con questa bellissima immagine, che c'è la piccolina con il papà che fa la grande nana, la figlia della grande Robin, la grande parrucchiera, anche cantante. Eccola là, fa la grande nana. Ciao Robin, salutiamo il papà. Bene, comunque chiudiamo con questa location, Parco Coronini con la grandissima Tish.